Mentecatti! Mentecatti! Ecco l'ignorante. Come va nelle vostre dimore? Tutto a posto? Pompate crudo? Sono qua con mia mamma che sta facendo un attimo le pulizie. Magari poi la facciamo collaborare. No, ma? Vuoi partecipare? No. Dunque, dato che in questo programma si parla di arte, vi domanderete perché parlo di cartoni. E se non ve lo domandate, non me ne frega un cazzo. E ve lo dico lo stesso. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo! Dunque io adoro le porche, le Porsche. Ah! Dunque io adoro le porche, le Porsche, la porchetta, i porcini, i purun, i portici, le pugnette e i pompini. Ma che cazzo dici? Ma però, c'è un ma però. Non c'è cosa che mi sta più in culo di Peppa Pig, i suoi amici, i suoi genitori, i professori e tutto quel mondo decorato da idiozia. La cosa che disprezzo prevalentemente è il disegno. Non so chi l'abbia disegnato, ma nel momento della creazione sicuramente era bendato e supportato da omini dalle dubbie facoltà mentali. Il disegno è un melodramma di proporzioni bibliche. Ciao ma. Con braccia e gambe composti da elaboratissime linee. E poi sta porca c'ha tre dita. Che cazzo fai con tre dita? Sembra il braccio di quella giostra del cazzo per acchiappa pupazzi, dove vanno i deficienti a donare le monete e perdono. Come dei coglioni, per l'appunto. Cioè, ancora mi voglio domandare, ma cosa cazzo fai con tre dita? Non puoi neanche scaccolarti. Mamma, un bacione. Ma vogliamo togliere la suoneria per cortesia? Che è successo? No, raga, mi seguo in mia. Buongiorno un cazzo, digli. Qua fanno un casino in giro, ma sono rumori dappertutto. Poi tu blop, 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 blop. Poi hanno il corpo squadrato, dei piedi orrendi e c'hanno la faccia a forma di cazzo. E la famiglia vive in un paese fatto di colline a forma di tetta ed ogni collina ha una sola casa. Evidentemente il disegnatore assume sostanze stupefacenti. Cazzo, ma... Tutti droghi! Prima i disegni erano fatti bene, lavorati e lavorati. Prima i disegni erano fatti bene, lavorati e lavorati di nuovo. Con impegno, fatti con impegno. Prima i disegni erano fatti bene, lavorati, fatti con impegno, i barba papà. Sai cosa sono i barba papà? No. Adesso sentirei cosa dico. I barba papà sono delle uova con le braccia. Il padre è di colore rosa e dalla forma leggermente allungata sembra la proboscide di Rocco Siffredi. E la madre invece è un'indigena africana. Non parliamo dei figli che sembrano dei preservativi e frutti tropicali. Ma la parte più figa è che questi cosi colorati si trasformano pure nelle cose più assurde: veicoli, giochi erotici, attrezzi, strumenti musicali, armi di distruzione di massa. Ma come ti viene in mente di far passare una roba così in televisione? E di aver pestato il cervello più e più volte. Ora, le soluzioni possono essere diverse. Percuotere gli autori e tutte le persone che hanno partecipato a questo degrado in 2D, fumarmi una canna di cianuro o strapparmi le basette. Per l'amor di Dio, fermati! Una volta i cartoni erano disegnati bene. Persino Pollon, che è una stronzata. No. Persino Pollon, che è un tutorial per spacciatori alle prime armi, era fatta bene. Sembra tal come non serve a darti l'allegria. Ma anche i grandi classici come l'Uomo Tigre, i Cavalieri dello Zodiaco, o anche Sanpei che pescava squali con le bacchette del direttore d'orchestra. Poi anche le storie sono cambiate. In Dragon Ball ti appassionavi, odiavi tutti quei nemici stronzi, non capivi perché Krillin era naso. Era naso. Ma che cazzo di frase è? Non capivi perché Krillin era senza naso e sospettavi un'omosessualità di trans, anche dal nome un po' ambiguo. Cioè, sto qua andava in tutte le battaglie, lo legnavano secco e andava in ospedale tutte le volte. Cos'è successo alla signora? Signorina, prego! Dov'è che le fa male? Alle tette e ai coglioni. Ma questo figlio di puttana di SpongeBob è detestabile. Puttana troia! Puttana troia! Delle storie orribili, disprezzabili. Ha come amico una stella marina. E tu pensi, oh, che cosa dolce, carina, che bello. Si chiama Patrick. E questo ovviamente alimenta questo afflusso di finocchi. Ma anche di papaveri e fave. Che frase del cazzo. È ambientato sul fondo marino, dove ci sono... È ambientato sul fondo marino, dove ci sono case e centri per tossici dipendenti. E c'è pure un orso dentro una tuta d'astronauta. Infatti mi risulta che nell'Apollo 13 l'equipaggio avesse l'uniforme dotata di costume da bagno e tavola da surf. Madonna! Tu non stai bene! Poi c'è anche Dora l'esploratrice, la conoscete? Questi non hanno capito chi è, non sanno chi è. Ce l'hai mica una foto? Esce una foto del mostro, cacciala! Che la prima volta che l'ho vista ho avuto una reazione completamente giustificabile. Torna!
torna nelle fogne, mostro! C'è questa aborigena che ha come amici solamente degli animali, ma nessun bambino si domanda come mai questa stronza non ha esseri umani come amici, perché non va ascoltata, non va seguita, no? È scappata da un centro psichiatrico ed è andata a vivere nell'Amazzonia, dove neanche Mowgli del Libro della Giungla se ne incula. Poi un cartone interattivo. Parla con i bambini, sta... Parla con i bambini, sta deficiente. Bambini, giochiamo a nascondino? No! Ragazzi, dove si trova la mappa? Ragazzi, dove preferite che piscio? Su una foglia? Ma continua a far casino. Sembra che sono in un'industria tessile. Dove ero rimasto? Una volta. Ragazzi, dove è finito il mio amico Stercoraro? Ragazzi, dove preferite che piscio? Su una dolce foglia o sul panino del mio amico Licantropo? E tuo figlio ti guarda e ti dice... Ma con che cazzo parla questa qua? Non lo so, ma vorrei vederla soffrire male tanto. Morta, bagascia di una. Trattano sti bambini come se fossero mongoplettici. E poi ci domandiamo perché i nuovi fanciulli crescono ritardati. Che ritardato. Io mi guardavo i Pokémon, One Piece, Holly Benji, Simpson. La storia ti acchiappava. Ti acchiappava. Ed entravi a far parte anche tu del cartone animato. Però dall'interno nessuno ti cagava a te come Dora. E fanno bene a non cagarti perché tu non meriti di essere come Ash. Che ogni volta penso Ash mi viene in mente Ashish. Non so perché. Quando dovevi scegliere il primo Pokémon non sapevi cosa fare perché nessuno ti aiutava. E nessuno ti cagava soprattutto. Sapevi che c'era Charmander che bruciava i culi. C'era Bulbasaur che sparava foglie. E c'era Squirtle che sparava acqua salata. Una cosa meravigliosa. Oggi volevo riservare la parte talento che non si caga nessuno a Marcello Jaimo. Vi domanderete, ma chi cazzo è questo qua? Ve lo dico io. Innanzitutto ha un canale YouTube che si chiama Black Horizon. Vi lascio il link qua sotto così ve l'andate a vedere. Andateci perché fa dei disegni veramente da farsi seghe notte e giorno, da masturbarsi tutto il dì, non so in che altro modo dirlo. È chiaramente il paladino della cromatografia. Cosa vuol dire cromatografia? Non lo so, però mi hanno detto dillo che magari resta carino. Che dici, ma resta carino? No. Vabbè, chiaramente disegna bene, ma non se lo caga nessuno. C'è sto povero Cristo che sta lì ad eiaculare orgasmi a vignette e voi vi fate le pipe con Dora l'esploratrice, indigena del cazzo. Ma il nostro fumettista ha avuto il coraggio di partecipare al mio video, cioè farmi una collaborazione. Ragazzi, a me, che sono un povero stronzo di merda, risponderà ad alcune mie domande, ma io non sono sicuro che abbia fatto una buona scelta a partecipare a questo video. Mi sento un po' Barbara D'Urso che conduce bene. Ciao Marcello! Ciao Marcello! Ciao Marcello! Come cazzo stai? Ehi là, ciao Rodrigo e ciao a tutti quelli che ci seguono. Prima di tutto, le scopi piano? Ora lui risponderà una stronzata. Non credo proprio ti risponderò a questa domanda. È vero che da piccolo... È vero che da piccolo non ti cagava nessuno e disegnavi un progetto per ammazzarli tutti? O mi hanno raccontato male le tue prime esperienze a schizzo? Oh wow, questa è una bella domanda. Hai capito bene dai miei schizzi nella presentazione. È un po' il concetto di quello che ero, nel senso che si sa già, i bambini... Da ragazzini, da elementari e medie, bene o male, sono le solite uscite. La partitella al pallone, usciamo, andiamo al parco, usciamo, andiamo a prenderci il gelato, usciamo, andiamo in bici e ci sbucciamo le ginocchia in piazza, cioè le solite cose, no? Insomma, io ero un po' differente perché preferivo non sbucciarmi le ginocchia, no, vabbè, non, senza scherzare, ma preferivo di gran lunga tante volte arrivare a casa, guardarmi i cartoni animati, guardarli, riguardarli e disegnare. E questa è stata un po' la mia esperienza, cioè il mio inizio. È stato alla fine quando, per esempio, che arrivavo a pranzo, guardavo Dragon Ball, lo registravo con le videocassette, che quelli del 2000 non sanno neanche più cosa. E niente, me le riguardavo, stoppavo le immagini che mi piacevano e mi allenavo in questa maniera. E ho disegnato praticamente così per tutte le elementari e medie. Dragon Ball è stato infatti il mio inizio. Comunque no, non ho avuto nessun progetto per ucciderli tutti, ma ora che mi fai venire questo pensiero, chissà, ci potrei girare un fumetto. No, no, lasciamo perdere, troppi progetti. Come può un fumettista in Italia fare successo? No. Come può un fumettista farsi strada in Italia senza andare a Troie? Anche questa è un'altra bella domanda, nel senso che non credi che se sapessi una vera risposta a quest'ora sarei un fumettista di professione, cosa che non sono, e quindi... Però posso darti una base appropriata appunto per l'argomento. Beh, oggi in Italia è difficile questo campo, soprattutto se non hai il calcio nel sedere. Se hai il calcio nel sedere, allora magari ti indirizzano da qualche parte, vai lì, stringi quella mano e... Diciamo che adesso la migliore delle cose è o avere una base veramente forte come scuole, che sembrano ancora importantissimi in questo campo, come magari la scuola internazionale di comics, quella è l'Accademia delle Belle Arti,
che in Italia comunque ce n'è parecchie. Ecco, tanti fumettisti, per esempio, che ora disegnano alla Marvel americana, casa americana, hanno iniziato appunto dopo aver finito l'Accademia delle Belle Arti. Quindi questa potrebbe essere. Un secondo metodo è: fatevi tutte le cavolo di fiere del fumetto. Tutte, lo so, è difficile, però girate il più possibile. Per esempio, io ci sono sempre al Torino Comics e molte volte al Lucca Comics, perché è importantissimo il Lucca Comics soprattutto. Però ce n'è tante altre, c'è il Romix, c'è il Cartoomix, ce n'è veramente tantissime. Queste fiere del fumetto perché sono importanti? Perché ci sono editori, ci sono disegnatori pronti a darci tantissimi consigli. E queste sono le occasioni più importanti per poter socializzare e fare conoscenze. Quindi per tutti quelli che vogliono intraprendere questa strada e non credono di poter fare una scuola appropriata, allora questa è l'unica maniera per stringere qualche mano senza doversi sbattere troppo. Andate lì, vi portate un bel book dei vostri lavori, fate vedere e chissà, e buona fortuna ragazzi, buona fortuna. Mi daresti un tuo pensiero su quali sono stati i cambiamenti dei cartoni animati nel passare degli anni? Cioè, secondo te disegnavano e i contenuti erano fatti e creati? No, ma vaffanculo. Cioè, secondo te disegnavano luci spente e i contenuti sembrano creati da terroristi dell'artigianato? Sono domande veramente toste. E questa, mamma mia, fa venire una rabbia. Ma perché, ragazzi? Cioè, io non so se siete della mia opinione, ma già tu ne stai parlando in questa puntata. Meno male. Che dirti? Gli anni 90 erano l'età d'oro, secondo me, degli anime o comunque cartoni animati in TV, perché Dragon Ball è comunque stata l'animazione che ha tenuto più incollati gli italiani, adolescenti e non, perché io comunque avevo anche colleghi di mio padre che parlavano di questa cosa, o colleghi comunque miei dove lavoravo, più grandi di me di tantissimo. Quindi Dragon Ball riusciva a tenere attaccati al televisore molte molte persone. E che dire, ne sono usciti tanti nel 2000, ma non solo quelli di punta. Io mi ricordo che guardavo all'inizio Mighty Max la mattina, mi guardavo i Street Sharks, mi guardavo i Biker Mice. Cioè, potremmo stare qui a dirvi tutti i colori. Erano cartoni animati che mettevano dei messaggi all'interno: l'amicizia, l'amore, la famiglia, tutte queste cose qui. Ma c'erano sempre l'azione, comunque invogliava, erano molto, era un intrattenimento veramente più forte di quello di adesso. Cioè, ma vogliamo parlare di Dora l'esploratrice? Ma davvero vogliamo parlare di Dora? Dora è solo uno, ma ce n'è tanti demenziali. Come fai a fare un cartone animato del genere? Non è intrattenitivo, non intrattiene, non c'è un coinvolgimento. Quello è coinvolgimento, cioè il chiedere qualcosa al telespettatore che comunque non può rispondere. Cioè, è una stupidata. E poi non insegna niente. Cioè, ti insegna a trovare la giraffa, a capire qual è la giraffa. Allora dovrebbero farlo tipo dagli 1 ai 3 anni, perché no, no, sono cose che non riesco a capire. Poi va bene, ci sono cartoni animati comici, ma sempre più demenziali, e questo non mi piace, perché tende veramente a far spegnere il cervello. È come per dire: ah, ti vuoi guardare un cartone animato? Allora ti siedi, spegni il cervello, te lo godi, così ti fai due risate da idiota e fine, e va bene così. Secondo me gli anni 90 sono stati l'epoca d'oro, il 2000 uno schifo. Non me ne piacciono più. E qui in TV zero, non ne guardo più. Quindi questa è la mia risposta. Ringrazio tanto Marcello. Vi ricordo di nuovo che qua sotto c'è il link del suo canale. Andatela a vedere perché vi masturbate secco. No, grazie a te Rodrigo, grazie mille di questa intervista. Mi ha fatto piacere anche esporre il mio pensiero. E tu continua così, che altro che ignorante. Sono belle opinioni le tue, mi piace, bel canale, continuerò assolutamente a seguirti. E poi basta, perché hai troppi complimenti. Però lo sai, ti voglio bene come un figlio. Vai, ti lascio andare. Ciao, finisci sto video che sennò viene troppo lungo, Non puoi andare così. Troppo lungo, poi si annoiano. E quindi boom, aspetto qua. Puoi staccare. Stacco io. Ciao Rodrigo. Grazie mille per aver partecipato e vai con Dio, che magari lui ti caga. Ci sono sti rumorini che spero che non si sentano, sennò devo rifare tutto. Trin!
Ragazzi, anche questa puntata è finita. Voi cosa dovete fare, vi domanderete? Semplicissimo: condividete, commentate, iscrivetevi al canale Pucciorenza. Pucciorenza vuol dire il pollicione in su. Solamente che io dico Pucciorenza perché è più figo, no? So che a molti è piaciuta la mia espressione da faccia di culo, e allora io ve la ripropongo in un video inedito che ho fatto subito dopo aver concluso la puntata degli artisti di strada. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Cani, cani, cani.